ADN Kronos. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Buongiorno a tutti e a ciascuno da Gianandrea Carreri. Oggi è martedì 12 marzo e il contatto che suggeriamo di aggiungere è Cillian Murphy. Io non ho alcun limite. Con coppola irlandese in testa, cravatta stretta, cappottone e viso affilato, lo diceva Cillian Murphy, o meglio il suo personaggio, Thomas Shelby, in Peaky Blinders. La serie che lo ha reso famoso si è fermata alla sesta stagione nel 2022. Due anni dopo, Murphy incassa il premio cinematografico più ambito da chi recita, l'Oscar come miglior attore protagonista per l'interpretazione del padre della bomba atomica, Julius Robert Oppenheimer, nel film di Christopher Nolan, Oppenheimer. Film che di Oscar ne ha incassati 7 su 13 candidature. Per lo stesso ruolo, Murphy ha ricevuto anche un Golden Globe e un BAFTA. Ricevendo l'Oscar, Cillian ha detto: «Abbiamo fatto un film sull'uomo che ha creato la bomba atomica e nel bene e nel male viviamo nel mondo di Oppenheimer. Quindi voglio dedicare questo premio a tutti i costruttori di pace, ovunque». Nato a Cork, seconda maggior città della Repubblica d'Irlanda, dopo la capitale Dublino, il 25 maggio 1976, Cillian Murphy ha dunque dalla sua, per chi ci crede, il segno dei gemelli, che gli conferisce capacità teatrali, comunicativa, simpatia. Capacità che all'inizio lo portano a fare musica e questa lo porterà a innamorarsi, poi a fare cinema. Irlandese di nascita, dunque, Murphy è però stato cresciuto insieme a due fratelli e due sorelle da un papà statunitense e una mamma di origine scandinava. Sarà per questo che la sua cifra è quella di un alieno, ma non troppo, da ciò che lo circonda. Studia recitazione, esordisce nel cinema a 22 anni, piccoli film, piccoli ruoli, poi arriva il successo che non ti aspetti. Nel 2002 glielo regala il regista Danny Boyle con l'horror 28 giorni dopo, variazione sul tema degli zombie in salsa inglese. Murphy è il protagonista, il film va al di là delle aspettative. 24 anni e oltre 30 film dopo arriva l'Oscar con la firma del regista Christopher Nolan, che in questo primo quinto di XXI secolo con Murphy ha già fatto molto. All'ombra di Batman l'attore ha interpretato il cattivo dottore Jonathan Crane, ovvero lo spaventapasseri, in tutti i tre film del Cavaliere Oscuro diretti da Nolan. Regista e attore sono insieme anche in Inception e Dunkirk. Murphy colleziona diversi registi di livello, da Anthony Minghella a Neil Jordan, da Ken Loach a Ron Howard e Luc Besson. E colleziona anche numerosi titoli legati alla sua Irlanda, compreso l'ultimo, girato dopo Oppenheimer, ovvero Small Things Like This, dove affronta uno dei peccati originali irlandesi, il trattamento riservato alle ragazze madri nelle istituzioni cattoliche. Nella sua carriera un posto a parte lo merita la serie televisiva Peaky Blinders. 6 stagioni, grande successo, un ruolo iconico per lui che sembra tutt'uno con il suo personaggio. Made in BBC, ambientato a Birmingham, a partire dal primo dopoguerra, in bilico fra crimine, gusto per la rievocazione storica, amori e tradimenti, pietà e spietatezza, la serie racconta un'Inghilterra diversa dai soliti cliché. Molto riservato sulla sua vita privata, Murphy non a caso vive a Dublino. Non ho bisogno di vivere a Los Angeles, afferma, e per resistere alle sirene immobiliari di Hollywood si benda le orecchie con l'affetto per la sua famiglia, dalla quale non vuole stare lontano. Una famiglia messa su insieme a Yvonne McGuinness. Si sono conosciuti alla fine degli anni 90 e sposati nel 2004. Yvonne e Cillian hanno due figli, Malachi, nato nel 2005, e Aaron, nato 2 anni dopo. I primi anni da mamma e papà li hanno vissuti a Londra, poi il ritorno in Irlanda. Yvonne è artista anche lei e un po' ha a che fare anche con il cinema. Artista visuale, si era laureata in lettere in un college di Cork, la città natale di Cillian. Poi ha proseguito gli studi a Londra, al Royal College of Arts.
Le videoinstallazioni sono il suo forte ed ha anche diretto alcuni cortometraggi. Come si sono conosciuti? Musicista lui, spettatrice lei. È bastato un concertino di una band in cui suonava lui e i due si sono innamorati. Lei è del 1972, ha 4 anni più di lui. Bella carriera, bel matrimonio, ma le cose non vengono da sole. Come ha detto lui, devi lottare per ottenere i ruoli migliori, devi desiderarli veramente e non mollare mai la presa. Aggiungi contatto, il podcast di ADN Kronos che racconta ogni mattina chi è il personaggio del giorno. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni segui e notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.